chiacchiere, benvenuti in questo nuovo video. Io sono Mushix e quest'oggi sono per tornare su Clash Royale. Quello che andremo a fare quest'oggi è rendere voi protagonisti di questo video. Infatti ragazzi, nel nostro clan ogni tanto vengono condivisi dei replay assurdi, e quello che faremo quest'oggi è andare a vedere proprio i vostri replay, le vostre migliori giocate, e commentarle assieme. Ma iniziamo subito. Il primo replay, ragazzi, ci è offerto dal signor Killer141. Ovviamente è lui il nostro alleato del clan Gdignacri contro RoyBattle88 degli AFM. Credo si pronunci così, con una pronuncia molto inglese. Ragazzi, velocizza per due e il vostro compito sarà scrivere qui sotto nei commenti quale secondo voi è stata la miglior partita, la partita più avvincente, o comunque chi si è giocato le proprie carte al meglio. Ok, subito riesce a fermare una scintilla nel migliore dei modi possibile e va al contrattacco con un bel minatore che fa i suoi sporchi danni. Attenzione, il signor Killer è più aggressivo di mia mamma il lunedì mattina quando tenta di svegliarmi per andare all'università. Guardate, continua ad attaccare senza sosta, vuole far spiegare più di sì possibile all'avversario, perché nel frattempo infatti il minatore riesce a fare i suoi danni e una torre è già arrivata sotto la metà della vita. Attenzione, gigante di lottanza che continua la scintilla, e una delle tattiche che più odio in assoluto, tenta con una fireball di fare un po' di danni. Attenzione, scintilla, e riesce un attimo a fermare l'avanzata della scintilla. Guardate che non riesce, non fa neppure avvicinare le truppe nemiche. Mamma mia ragazzi, mamma mia, una avanzare senza sosta in questa partita, davvero partita avvincentissima. Vediamo un attimino chi avrà la meglio. Scintilla dalla parte opposta, attenzione, tenta di cambiare totalmente strategia il nostro avversario. Fireball tattica che tenta comunque di rivoluzionare la situazione. Minatore da una parte, ok, i suoi danni, sta per vincere e ha vinto ragazzi. Ok, davvero ottima mossa quella dell'avversario, del signor RoyBattle88, perché ha capito che non era quella la lane giusta su cui attaccare. Ha cambiato, ma non è servito a granché, in quanto il nostro Killer141 mi sa che deve mettere 142 perché ne ha fatto fuori un altro. Comunque a volte meno certe frasi a effetto, non lo so, che manco la Gillette fa sti slogan. Il secondo replay, ragazzi, è del signor Antonio Marco 16 contro uno che probabilmente aveva il geco sulla tastiera e gli ha scritto lui il nome. Inizia subito il nostro avversario con un gigante livello 7 davvero devastante, però questa volta siamo noi ad avere la scintilla. Attenzione, attenzione, il bocciatore quanto è forte ragazzi, lo sto rivalutando davvero tantissimo e la scintilla fa fuori quel gigante. Ok, bocciatore da una parte, scintilla dall'altra con il gigante Royal. Ma non ragazzi, è finita, è la fine della partita, è la fine della partita ragazzi, non ce ne sarà più per nessuno. Una delle partite più veloci che abbia mai visto, con sole tre carte schierate finora. Infatti abbiamo solamente il bocciatore, il gigante Royale e la scintilla che si sono fatte vedere. Per il resto ragazzi sta davvero dominando letteralmente la partita. Ok, in realtà ragazzi manca solo un minuto e quella terza torre sta per cadere giù. Vediamo un attimino, e infatti ragazzi è caduta giù a causa del gigante Royal. Bisogna dire ragazzi che in questo periodo sto vedendo sempre meno giganti Royal, e ovviamente dall'entrata in scena del bowl leggendario ci sono molte più scintille purtroppo con avanti il gigante. Questo davvero, il bowl leggendario da una parte ci ha permesso a tutti di avere queste fantastiche leggendarie, ma dall'altra è in effetti tutti c'hanno le leggendarie, è un cazzo di problema se mi trovo sempre la scintilla contro. Ma non formalizziamoci su tutte le corone perse. Lasciare un bel like, condividere il video e mi raccomando scrivete qui sotto nei commenti chi tra i tre gnaccheri di oggi è stato secondo voi il migliore nell'attacco. E il terzo ragazzi, il signor Herocraft. Sono due livelli 10 che si andranno a battere su questa arena ghiacciata, su questo picco ghiacciato. Ok, Barbarid è davvero una grandissima distanza, prende il suo avversario, ci butta l'avveleno. Attenzione, infatti gli ha fatto un bel po' di danni, però è riuscito alla fin fine a salvarsi. E va al contrattacco, attenzione, la vedo male per quella torre, infatti secondo me no, non cade, ma quasi. I barbari all'attacco, attenzione, ok, un gigante è stato fatto fuori e ovviamente si ritorna al controattacco. Perché ha buttato quella fireball non lo so ragazzi, però gli ha appena buttato giù una torre, quindi tanto di cappello. Ok, Valkyria spinta da dietro dal domatore di cinghiali. Che tattica ragazzi, che mossa. Le strategie degli gnacchi sono sempre le migliori.
Ok, adesso vediamo un contrattacco che è davvero forte secondo me. E gli sta per cadere una torre. Infatti gli è caduta una torre, ma l'altra dell'avversario è solo 840 vita, quindi non avrà vita lunga secondo me. Dottor di cinghiali all'attacco, guardatelo, guardatelo. Ah, mancava solo una piccola sputacchietta. Vediamo se con la fireball riesce. Anzi no, la fireball non l'ha usata sulla torre. Ma ragazzi ha lanciato, eccolo lì, ha lanciato il domatore, che come al solito spazza via qua qualsiasi cosa si trova di fronte, anche perché a livello 7 è davvero una potenza assoluta. Ed ora è arrivato il momento di dire la tua, infatti hai tutti gli strumenti con questi 3 replay per poter giudicare chi, secondo te, è stato il migliore ad attaccare. Vi ricordo ragazzi di lasciare un bel like, condividere il video e iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, e ci vediamo magari in un prossimo video. Ciao!